Oggi ti faccio scoprire un accessorio che ti sarà veramente molto utile per proteggere al meglio la tua moto. Ciao, io sono Fabio e mi attrae tutto ciò che ha un motore, in particolare le moto. Quest'oggi andiamo a provare lui. È un antifurto moto prodotto da EasyBlock, più in particolare un blocca ruota. Lo si monta direttamente sulla moto e, come dice già il nome, la sua funzione è quella di andare a bloccare la rotazione della ruota posteriore. Lo si attiva in un attimo e potrete star tranquilli che nessuno potrà spostare la moto in vostra assenza. Sarà uno dei migliori antifurti da moto? Lo scopriamo e testiamo in questo video. Ma io direi di partire dall'inizio, ovvero dall'unboxing. Momento unboxing. Così è come si presenta EasyBlock una volta che arriva. E già qua sopra, sulla confezione, leggiamo una bellissima frase. La maniera più semplice per proteggere la tua moto. Sempre con te, veloce e sicuro. Direi che questo prodotto si è praticamente già descritto da solo. Quindi non ci resta che andarlo ad aprire. Appena lo apriamo, qua davanti a noi troviamo subito ciò che ci interessa. Lui ovviamente arriva già insieme a un paio di chiavi, che sono codificate opportunatamente per andarlo ad attivare. Si aziona, si rimuovono le chiavi e lui rimane bloccato. Non si muove minimamente, ovviamente. Per sbloccarlo invece semplicemente si inseriscono le chiavi, si ruota e si tira. Praticamente è veramente veloce da usare. Ma oggi, eccezione alla regola, non lo monto io, ma bensì andiamo in concessionaria e lo facciamo montare sulla moto. Andiamo! Moto alzata sul ponte, quindi direi che possiamo incominciare con il montaggio. Oggi siamo alla concessionaria Debert e Simone ci aiuterà a montare il tutto. Per prima cosa stiamo andando ad invertire l'asse posteriore. Attualmente stiamo allentando il bullone che tiene fermo l'asse, perché per il montaggio servirà appunto invertirlo. Tutto ciò per andare ad avere questa filettatura da questo lato. Già che ci siamo, tendiamo anche la catena. E adesso il passaggio più importante, ovvero andiamo a serrare il tutto con la dinamometrica. E adesso andiamo a fissare il tutto sopra con il tappo, così non si vede più nulla. Fase finale, andiamo a inserire il cilindretto. Primo azionamento. Molto semplice. Per toglierlo invece basta ruotare e tirare. Gioco fatto. Direi che è uscito un bel lavoro. Adesso, poco ma sicuro, posso bloccarla quando la parcheggio e lui, non me lo dimentico, sta montato sulla moto. Ma passiamo ora invece a testarlo e vedere meglio come funziona. Prima cosa importantissima che potete vedere anche voi, questo prodotto, questo antifurto, è montato direttamente sulla moto. Facendo ciò potete stare pur sicuri che non ve lo dimenticate a casa, come magari può succedere con altri antifurto, per esempio la catena. Avendolo sempre insieme quando si esce in moto, l'unica cosa che bisogna ricordarsi sono le chiavi. Sono abbastanza piccole come chiavi, quindi non occupano così tanto spazio. Potete anche decidere di metterle insieme alle chiavi della moto. Così in questo modo veramente è impossibile scordarsele. Tra l'altro mi piace anche perché è veramente minimalista come accessorio, quasi non si nota nel complesso. Soprattutto se ci si allontana non si fa minimamente caso che è montato là dietro. Quindi già questo è un punto extra, perché anche l'estetica vuole la sua parte. Ma direi di andare a vedere veramente il funzionamento di questo antifurto. È velocissimo, basta inserire le chiavi nel blocchetto, ruotare e spingere per rimuovere le chiavi. Lui adesso è già attivo. Azioniamolo nuovamente, è veramente velocissimo, roba di qualche secondo, si inserisce la chiave, si ruota e si spinge. Gioco fatto. Ma nella pratica come funziona? Come vedete l'attivazione non fa altro che far fuoriuscire questo pistone. Quest'ultimo va a bloccare la corona della moto e di conseguenza la rotazione della ruota. Come vedete va a fare perno proprio qua sul dado della corona. Questo va praticamente ad annullare ogni possibilità di prendere la moto, iniziarla a spingere e portarsela. Questo rende già più difficile il furto e quindi è già una prevenzione, perché anche se si dovesse riuscire ad annullare la funzione del blocca sterzo, risulterebbe molto più difficile spostarla e portarsela. Poco ma sicuro, una persona da sola fa fatica. E adesso so cosa vi state chiedendo: e se si parte con l'antifurto e quindi questo blocca ruota attivo? Detto molto brevemente, non succede nulla, perché a differenza di altri antifurti che magari fanno perno e bloccano pezzi che muovendosi potrebbero rovinarsi facilmente, lui, come detto precedentemente, va a fare perno soltanto sul dado della corona. Quindi anche se partite, semplicemente sentirete che non potrete andare avanti, ma fare qualche danno così lo vedo veramente difficile. E invece per disattivarlo come funziona? Alla fine anche questo roba di qualche secondo, basta inserire la chiave, ruotarla e tirare tutto verso di sé. In questo modo il pistone rientra e la ruota è di nuovo libera di girare. Comunque io già ve lo spoilero, con il codice Fabio10 avete il 10% di sconto sull'acquisto. In descrizione troverete
trovate tutti i link. Io vi consiglio veramente di andarci a dare un occhio, perché è un prodotto veramente innovativo ed interessante. E soprattutto non ve lo scordate, sempre montato alla moto e la protegge per bene. Mi piacerebbe parlarvi anche di come mi sono trovato io personalmente utilizzando questo antifurto, perché ormai l'ho da ben 2 mesi e me lo sono portato anche insieme nel viaggio in Europa. Quindi l'ho utilizzato a dovere e posso dirvi i miei pensieri. Partiamo dai punti positivi. Il punto positivo più grande secondo me è anche quello, diciamo, più semplice tra virgolette, ovvero lo hai sempre con te e non te lo scordi, a differenza magari di altri accessori e antifurti che magari puoi scordarteli una volta che sei partito e magari sei in viaggio come fai a recuperarlo. Ma questo alla fine vale anche nella semplice uscita, magari dovete andare a fare una commissione, prendete velocemente la moto e vi scordate di portare qualche antifurto con voi. Lui invece sta qua, e passando invece al secondo punto positivo, è velocissimo da azionare, perché in questi anni di antifurti ne ho usati veramente tanti. Però magari nella guida di tutti i giorni ti fermi con la moto 5 minuti e pensi: ma devo veramente metterlo per soltanto 5 minuti di sosta? Con lui invece questo problema svanisce, perché basta tirare le chiavi fuori dalla tasca, vi avvicinate, veramente roba di secondi, lo attivate e potete già andare. E questo è molto importante, perché rendere così facile e veloce l'attivazione ma anche la rimozione di questo antifurto secondo me è veramente top. Riassumendo, lo avete sempre con voi e lo si aziona in un attimo. Ma altra cosa fondamentale che ho riscontrato anche durante il viaggio in Europa è che vi fa risparmiare spazio, e questo lo vedo utile sia sulle moto magari più sportive, che hanno veramente poco spazio, uno spazio limitato per portare con sé un antifurto, e quindi avendolo sempre con sé non bisogna ingegnarsi per portarsi magari una piccola borsa, una catena o un bloccadisco. Ma l'ho trovato molto utile anche su moto di questo genere, ovvero quello sportivo turistico, perché sostanzialmente vi fa risparmiare spazio, e in viaggio lo spazio è importante, e quindi contemporaneamente si ha più sicurezza ma anche più spazio libero per portarsi tutta la roba che serve. Passiamo invece ai punti sfavorevoli. In realtà ne ho trovato soltanto uno, ma tra virgolette un punto negativo, ovvero può capitare il caso che mentre lo andate ad attivare il pistone non esca completamente, questo perché va a sbattere per appunto sul dado della corona. Ma alla fine è veramente una piccolezza, soprattutto per le moto con il cavalletto centrale: o ruotate minimamente la ruota, oppure quando si ha il cavalletto laterale basta spostarla qualche centimetro avanti o indietro e lui entra perfettamente. Però riassumendo, dopo questi 2 mesi di utilizzo, lui, EasyBlock, è diventato il mio antifurto meccanico principale, in realtà anche l'unico che utilizzo sempre. Un buon prodotto, mi sto trovando bene. Rispondiamo a qualche domanda e dubbio che sono venuti in realtà anche a me prima di provarlo. Prima di tutto, esiste una tecnica che può usare anche un malintenzionato per smontarlo dalla moto? Ovviamente no. E vi dirò di più, durante il montaggio ci siamo veramente ingegnati per capire qualche modo per smontarlo. Ma alla fine siamo arrivati soltanto a una conclusione, ovvero che una volta attivo, e per capirci con attivo intendo che esce il pistone che va a bloccare la corona, diventa praticamente impossibile disattivarlo e quindi smontarlo. Secondo dubbio che mi è venuto, può capitare che si attivi involontariamente mentre guido? In realtà no, perché questa versione da moto è possibile attivarla soltanto attraverso l'utilizzo della chiave. Quindi anche nel malaugurato caso di caduta lui non si attiva. Quindi tiriamo qualche bella conclusione finale. Ve lo dico subito, è un prodotto che mi è piaciuto, soprattutto per la sua velocità e facilità di utilizzo. Come dicevo anche prima, ormai è diventato il mio unico antifurto meccanico e non penso proprio di smontarlo dalla moto. Comunque EasyBlock esiste per quasi ogni modello di moto, e vi dirò di più, esiste anche per diversi scooter. Quindi anche se avete una moto diversa rispetto alla Tracer 9 su cui l'ho provato io, no problem. Io ringrazio EasyBlock per avermi dato modo di provare e raccontarvi questo antifurto moto, e vi ricordo che in descrizione trovate il link al prodotto. E non scordatevi che con il codice Fabio10 avete il 10% di sconto sull'acquisto, andateci a dare un'occhiata. Spero di esservi stato veramente d'aiuto con questo video, e perché no, fatto scoprire qualcosa di nuovo. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un bel like, così da supportarmi al meglio e spronarmi a portare nuovi contenuti. Inoltre vi ricordo di passare dal canale Telegram Offerte Motori, dove ogni giorno vengono pubblicate le migliori offerte e sconti per noi motociclisti. Fidatevi, fateci un salto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!